vicino Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan in fondo, che sta arrivando. Minchia, ragazzi, suo... ma io alle 22:30 non posso sentire Athos, Porthos. Alessandro Dumas ha scritto questo bellissimo. Ma voglio dire, io capisco. Guarda, attenzione, guardalo. Parà. E Bigi passa e gli fa Marameo a Cortese. Questo qua sarà l'intro del film che farò su Luca Lazzaro. Comincio a sparare un po' di minchiate. Vai. Vabbè, quella è la tua specialità, scusami Luca, te lo devo dire. Ormai sono The Winner is Luca Lazzarato. Bravo, esatto. Luca, the minchia man. Oh, no, non si dice. Facciamo ancora le fasce protette, dopo le 10. Vabbè. Welcome everybody. Buonasera cari amici di Motore della Leggenda. Un caloroso benvenuto ad Watkins Glen. Siamo di nuovo in America. Patatine, popcorn, barbecue e via discorrendo, come se piovesse. Qui vicino a me, the king of the road, il re del nord, l'uomo che ha fatto urlare le folle femminili. Sentite le ovazioni delle donne, stanno osannando l'uomo che c'è qui accanto a me in cabina regia. Signori, qui con noi ancora una volta Fabrizio. Mi fai pentire di essere presente questa sera. Vai. 1, 2, 3, la gallina fa coccodè. Allora, stasera grandi novità, grandissime novità in arrivo qua su Motori della Leggenda. Vai, jingle bell. No, dai. È ancora presto. Nonostante il tempo brutto. Luca, sto film me lo fai durare 8 ore e mezzo. Cioè. Bene, ti rilascio lo scettro e la parola, fai tremare i reggiseni delle tue donne. Che se tu gli dai in mano un carrettino del gelataio, lo fa correre come un missile. Comunque stasera grande, io mi aspetto una grandissima lotta. Geminiani, stavolta l'ho detto giusto, Geminiani. Bravo. Mi sono allenato tutta la settimana, Geminiani, senza la R naturalente, ad ammordere le terga di Ninci. L'uomo che corre ormai anche con un gelato sotto il culo, gelato, esatto, nelle terga, che raffredda gli animi, così sì, se vuoi. Esatto. Ti dà quel leggero brivido lungo la schiena, da essere, sento un brivido salire dall'osso sacro. Stoppati, basta! Antonella, cambia vino, va, che se no... Ragazzi, cortesemente, pigiate sul pollicione, così... più pollicione abbiamo, più siamo contenti. E... Principato di Monaco, con tutte quelle stragnocche paurose che esistono là, griffato come un castore in calore, per cercare di portarsi avanti. Castore in calore? Cioè, ma dov'è siamo che siamo in primavera, i castori vanno in calore, vabbè, e cercano la castorina per fare castorucci, ecco. Vabbè, ok, allora seguiamo. Ciao Roberto, che si è unito a noi questa sera. Incaronito, incattivito in seconda posizione. Poi... No, noi non gufiamo. Noi sussurriamo così. Cagate. Consigli a Madame Fortuna. Qui, che li accetti oppure no, dipende. Intanto siamo in partenza. Ma che stai calmati. Mi sta venendo... tachipirina. Guarda qua che inquadratura è bellissima. Bellissima, spettacolare. Vediamo se riesco a mettere... Vabbè. Ricordiamoci di togliere le macchine. Bravo, lo stavo per dire. Signori, 60 minuti adrenalinici. Urbanetti, Sala, Randazzo e laggiù in fondo. Randazzo, ma questa è bellissima. Randez! Minchia, ho perso il telecomando che spegne Luca Lazzarato, non so dove l'ho messo, ragazzi. Attenzione, 46 secondi alla partenza di questa gara. Watkins Glen, ti piace questa? Watkins Glen. What's America Boys? Yes. Come diceva il grande Bertone, mi hai sfidato, mo de bagno. Sì, vedo un'inquadratura dal lato, bellissima, stupenda, eccezionale, grandiosa.
Zeffirelli, confronto a te, e in questo momento sta passando anche un aeroplano. Sta passando un aeroplano scritto NACP. Bellissimo, ce l'abbiamo soltanto noi. Sono Alessandro Mantini e usciamo. Ci stanno facendo i gestacci da finissimo. È partito un maremma. Che sopraggiungono come due falchi indemoniati. Comunque, signori, la direzione gara avrà il suo gran bel da fare, perché qui sono volate madonne, bestemmie, santi, chirichetti, angeli custodi, diavoletti incazzati, perché lì dietro nel primo giro è successo di tutto di più. Sembrava una grandinata in pieno agosto, si sono viste macchine volare, tamponarsi, andare a destra macchine a giocare a flipper con i cordoli e i casetti. Si sta appropinquando a contare le viti della fanelleria posteriore di Pellegrino. Sarà sicuramente molto 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 attapirato. Avvicinato, sfanala, si sta facendo vedere, tira fuori le bandierine, tira fuori i tappi di Coca-Cola e passa. È quel cagnaccio cattivo che non lo vuol far passare, ma Mantini schiaccia fino in fondo il pedale del gas, si vedono i bulloni scintillare sull'asfalto, ma riesce a passare. Comunque mi pare che Pellegrino abbia messo la settima marcia, perché sta allungando su Bolognese, sta così spremendo. What is going? What is going? Bellissimo. C'ho un mal di gola, Luca, stasera, lascia stare. Grandiosa. Ti ci vuole anche te la caramellina, mia moglie mi ha appena rimproverato. Ti si sente mangiare le caramelle che rinfrescano la tua ugola in diretta. Stai attento. La prossima volta ti compri anche tu le caramelline. Sei stato redarguito. Attenzione, Mantini su Bolognese, il falco sulla lepre. Guardatelo, si è incaronito, si sta facendo vedere, si sta appropinquando. Guardalo lì, incattivito, incarognito, sverniciato, gli è rimasta una maniglia della portiera di Bolognese in mano, ingrifato, sente odor di pellegrino, sta andando a prendere Pellegrino. Intanto... comunque guarda che questi due qui si stanno arrovellando le terga uno con l'altro, perché lì davanti si vede quella macchina di chiamata di Pato. Mantini 1:56:177, attenzione, e dietro in fondo ci siamo noi che siamo seduti su una seggiolina americana bevendo una bellissima Budweiser e ingozzandoci di vizio. Tu bevi il Jack Daniels single malt. Senti, con il sigaro, senti. Il sigaro, mi raccomando, cubano. Sacco tu. Affanculo, Luca. Mi sono affogato, mamma mia. Io volevo fare una cosa bella, mi raccomando, cubana. Guarda, due Englishmen che si stanno dando le botte, le pacche sul sedere, gli schiaffoni sul collo per litigarsi la settimana. Che cazzo è un ballo tirolese? Mi fai morire, guarda. Si stanno dando grande battaglia questi due. Ne ha fatto bye baby. No, ma ragazzi, io non posso commentare. Eccolo qua. È tornato lì davanti. Scusa, sai, mi è scivolato il piede dell'acceleratore, ti ho lasciato passare un attimo e zacchete, colpaccio del coniglio, l'ha risorpassato, l'ha lasciato dietro con un palmo di naso e sta bellamente canticchiando una canzone di Marilyn Monroe, Bye Bye Baby, ormai famosissima, e se ne sta andando lasciando con un palmo di naso il nostro amico Fortunato Fiorito. Eccolo là, attaccato alle terga di Lucchesi, sta contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viti della fanelleria di Lucchesi. Si sta facendo vedere, azione di grandissimo disturbo, uno schiaffeggiamento psicologico alle facoltà uditive e psichiche di Lucchesi, però Mantini, eccolo qua, si è infilato come il filo del lago dei Fatalù nella cruna e l'ha sorpassato con una facilità mostruosa, con la M maiuscola di mostruosa. The King of the North, come dice in Game of Thrones, dal buon Jon Snow, sta andando a cercare di portarsi via il trono di spade
che in questo momento alberga sotto le terga di Pellegrino. Madonna, stasera cosa succede? Comunque il nostro pubblico femminile stasera sta tifando per Mantini, si stanno strappando Reggiseni, mutandine, GPR, Reggicalze al pensiero di Mantini, Mantini, Mantini. Ok? Stavo leggendo Daniele Culmone. Ha messo il turbo con la R alla parmense, con la R pizzicata, e lui, l'uomo che ha fatto urlare le donne, Fabrizio, che ci delizierà della sua compagnia, della sua simpatia, della sua voce calda, calda come il sole d'agosto per le nostre amiche. In questo momento è infiammata, non calda comunque. Ascolta, io pure. Ne discutiamo un pochettino? Sì, dai, parliamone, così facciamo contento l'amico. Allora, cosa ne pensi dell'ultimo episodio? No, dai, non si dice, dai, non si dice. Boh. Andiamo a vedere. Eccolo qua, il pilota per la quinta posizione. Eccolo qua, lì che sta mordicchiando le terga di Cortese. Gli sta dicendo: ragazzo, sto arrivando, preparati, ti darò la classica schioppettata sul collo e vedrai che in un attimo passo. Ed eccolo qui che si fa vedere, azione di grande disturbo, grande pressione psicologica sull'amico Cortese. Studiando l'avversario, gli sta facendo le boccacce, le pernacchie nel specchietto retrovisore di Cortese, però non molla di un centimetro. Bellissima questa azione di Bigi con la sua Mini, eccola qua, si sta affiancando, ma non gliela fa. Ma non... traversone drifting alla giapponese di Cortese, madonna signor. Questo momento si è sentito Bruce Lee, aiuto, frenalo. Bel porcellino in un solo boccone, disse il lupo. Attaccati, appiccicati, francabollati come un chewing gum su un pezzo di... Che succede? Come un chewing gum su un pezzo di carta o come il bostic sulla parete dove ci metti la... Attenzione! No! Sì, eccolo qua! No, ce lo siamo persi! That's incredible! That's incredible! Ingarellato si è proposto come il leader della corsa. Ragazzi, Mantini on the best. La riscossa del topo che ruggisce. Topo che ruggisce, Mickey Mouse. Mamma mia, ragazzi. Ma adesso tu non mi devi lanciare il sassolino che mi è rimasto nella scarpa sotto il tallone e mi dà fastidio e non mi dici niente. Dai. No, non te lo dico. Non te lo dico perché. Cattivo. Tu poi lo dici a tutti. Cattivo, quindi... ecco. A breve con 4B, che lo dico da un mese. Ragazzi. No. È incredibile. Quindi non ci posso credere. Allora, Mantini ai box. Vabbè, conferenza. Qui però, Pellegrino, che c'è? Leggi il commento di Diego Italia Motor. Voglio il vino. Grande Diego. Grande Diego. Anche se stasera io non sono tanto in forma con sta gola, però. Possiamo dire che il vino è un fragolino doc del contadino. Meno male che non ti ha sussurrato nell'orecchio. Scusami. Tesoro. Ma ragazzi, ve lo dico, mi sono cagato addosso. Dopo facciamo i conti, Minchia. Ha fatto. Oh, mon Dio. È bella questa gara. Comunque ci stai ansimando, Luca. Cosa? Che stasera, Luca, siamo pazzi scatenati. Va. Comunque, meno male che mia moglie ogni tanto non dice: Luke, sono tuo padre. Mio zio, mortacci tua, ma che cacchio. Mamma mia.
Incredibile, che succede? Madonna signora. Biggi con 77 B davanti alla calabrese proprio. C'è Marco... senti, però c'è un sorpassone, c'è un sorpassone. Di chi? Di Biggi. Biggi sta andando a pizzicare le terga di Cortese. Mi fa morire sto uomo si qua. Ripropone il... Si ripropone? Alla... Si ripropone? Sì, l'hai detto così. Io sono poliglotta. Adesso parla la calabrese. Intanto Marco Biggi prova proprio l'attacco su Gianluigi Cortese, ma non ci riesce. Muoio stasera. Ce l'ha soppressata. Micchia, Daniele Chiamone. Io sono nuovo del gruppo, ma per me, per quanto riguarda... No, scusami. Ma per quanto si capisce, il film durerà 4 ore. Tipo Ben Hur, no? Hai presente? Ecco. Minchia. No, la corazzata Potionkin. La corazzata Potionkin. Fa cagare, fa letteralmente cagare la corazzata. Attenzione, Potionkin. Attenzione, comunque... Okay. Bolognesi lo fa... Intanto! Ma, niente, ma fai i pit. Fataluke dice no, sarà una saga la tua. Sì, l'impero colpisce ancora, va minchia. Bene. Okay. Mamma mia ragazzi, ce la faccio più. Quid di personaggi che dovevano ora per di loro, però invece è lì ingarellato, ingrifato con questo cornetto rosso sangue, il quadrifoglio verde di... Attenzione, io già prevedo parole di fuoco di Matteo Pellegrino per qualsiasi motivo nei domani mattina e nei giorni a venire. Io andrei in vacanza per una settimana, così non leggo perché... Penso le ire funeste e i mari e monti in tempeste di Pellegrino per stasera. Il sangue scorrerà a fiumi. Che la battaglia finale di Game of Thrones. Game of Thrones, no Game of Thrones. Ma mi vai morire. Spade, chiamiamolo così. Game of Thrones, che stasera ecco. Spoileriamo. Per... Vai, che sei sempre sul pezzo. Oh, sono 7 giri che sta dietro a Cortese. Grande Luca, mi fai morire. Allora il falco è arrivato sulla preda. Eccolo qua. L'aquila nera. Eccolo qua. Vai, vai Luca, vai, vai. Sulla sfogati. Preda, sul dai, fai il vocino. Fai il vocino anche. Grigio che è lì che sta fuggendo da... Attenzione, questa c'è Marco Biggi perché non è tanto lontano, L'aquilotto nero ha sorpassato il leprotto. Bella questa. Molto bella. Molto poetica. Infatti ci stavo riflettendo un attimino a quello che stavi dicendo. Sì, mi illumino d'immenso, punto. Punto, bella poesia. Sì, vabbè, adesso spiega perché. Ma li mortacci tua, professore, ma che... È sempre lì, attaccato alle terga, sta contando 1, 2, 3, 4, 5. Drifta un'altra volta alla Yushu di Saramoto. Mentre Fatalu sta rotolando, dice... Guarda, vai, vai. Che luna, guarda che mare. Minchia, pure io mi sto mettendo a cantare. Mia moglie mi guarda... Mi guarda e mi fa, ma che cacchio hai stasera? E che ne so, sarà l'erba buona di Luca Lazzarato, che ne so io. Il vinello, la botte buona, il fragolino, ragazzi. Tutta la serata hai detto poesie. Sì. Sei passato da Game of Thrones a D'Artagnan manca Pulcinella, siamo a posto stasera, grande. Giri eoni con il suo avversario. Sono anni che lotta con Marco Pizzi. Sono anni. Eoni. Mentre Diego Italia Motor dice buono il fragolino, buono sì, capito? Guarda sì, che effetti collaterali che abbiamo questa sera con sì. Luca Lazzarato, che questa sera ha dato il meglio di sé, ci ha intrattenuti a tutti veramente con uno spettacolo veramente bellissimo. Ti ringrazio Luca perché comunque hai fatto ridere veramente tutti. Senti qua, è che... Mi stava venendo la brutta battuta, però mi... Non dire! Non dire nulla Luca! Non è da lui a fare la. Non è da lui a fare la. Non è da lui a fare la. Assolutamente sì. Comunque, ripeto, questi signori io li aspetto a Midoaio e lì veramente vedremo una gara con i controfiocchi. Mi aspetto a non finire grandi sorpassi, grandi duelli, perché lì sarà veramente la resa dei conti, signori. Lì vedremo cose che voi umani non avete ancora visto.
colui che è risorto dalle proprie ceneri come la Fenice, grazie anche all'amuleto di Fatalù, signori, ha fatto la gara della vita. Grazie a tutti quegli amici che ci hanno seguito e che ci hanno sopportati e supportati. Assolutamente, assolutamente. A cui mandiamo un bacione grandissimo, un grande abbraccio. E niente, noi ci sentiamo lunedì. Esatto. Il campionato SPS. Esatto. Allora, una buona serata a tutti. Ciao Luca, grazie mille ancora per avermi ospitato. E ci sentiamo prestissimo. Ok, un saluto alla signora. Okay. Anche a te. La signora che mi ha fatto cagare. Esatto. Una buonanotte a tutti. Ciao, grazie per averci seguiti. Ciao.